cosa più bella nostra e mia di Mimmo è che noi non ci scoraggiamo. Vedete, oh, non ci scoraggiamo, perché fino a quando avremo la forza di dire le cose che non vanno in questo paese, le andremo a dire. Zona cimitero vecchio, un dramma. Io ho visto le carte. La zona cimitero vecchio è quella parte che abbraccia il paese, da via Ugiano fino alla cantina sociale. Gente che ha comprato i lotti, gente che ha ottenuto la concessione edilizia, gente che si trova a vivere come le strade in Albania. Signori, in Albania, in Albania, in Albania forse stanno meglio, acqua da tutte le parti, là non si capisce assolutamente nulla, quelli non sono gli zingari che vennero a Savo alla fine degli anni 50 e se ne andarono a San Luigi. Quelli sono savesi, sono le nuove generazioni, sono i ragazzi giovani che hanno 30-35 anni, che hanno impegnato un mutuo per farsi una casa. Ma signori, i servizi dove stanno? Quando si mette in mano le carte ci si accorge di tante cose. Vengono firmate delle convenzioni, degli accordi tra chi vende e chi edifica, perché in questo caso ci sono le persone che ci speculano su questo, ci sono i tecnici, il tecnico per far sì che una speculazione vada in porto ha bisogno dell'apporto politico, perché altrimenti non è una speculazione. Convenzioni che vengono fatte firmare dai proprietari dei terreni per dire che tu entro 10 anni devi creare i servizi, le strade, la luce, queste cose qua. Ora, questi signori, a tutti quasi, sta per scadere questa convenzione, scade nel 2011, non hanno fatto niente, assolutamente, forse stanno facendo un piccolo allacciamento di gas, ma non niente più, le strade, ripeto, sono dissestate, cioè è un degrado, raccolta di zanzare, di mosche, di scursoni, tutte cose staitane. Io non penso che quei savesi sono savesi di serie B, io non penso che sono savesi che meritano di vivere in quel modo lì, sono savesi che per costruire non hanno costruito abusiva la casa, sono savesi che hanno pagato gli oneri di urbanizzazione e hanno i giusti diritti. Se una cosa gli spetta la gente la deve chiedere e se non la ottiene ci si va avanti per le vie legali, come stanno facendo questi abitanti savesi. A me fa piacere che la gente esce i denti e mostra davanti i diritti, perché qua si parla di diritti, non di una cosa che ci deve essere data per grazia ricevuta perché siamo simpatici o siamo amici del sindaco o siamo amici dell'assessore. Questo è un diritto anche vedere una villa in piazza Risorgimento. Vedete, piange il cuore questa villa, è al buio, non ci stai manco più una lampadina, manco le lampadine d'accesso picciate, la fontana non ne parliamo. A me mi hanno preso in giro, proprio in giro, sì, ma sì, che cazzo, la villa, signori, è un degrado. A maggio, aprile di quest'anno, ci fu un raduno degli scout regionali a Sava, in virtù di un itinerario che avevano, e tutti questi ragazzi li hanno fatti appoggiare alla villa vecchia. Cioè, voi immaginate che figura di paese che noi abbiamo dato a questi ragazzi. Una fontana ammucata, un lago ampuzzoluto di intra, viali tutti rotti, erbacce, non ne parliamo, radici che rimuovono il manto stradale. Signori, questa amministrazione sono 4 anni questa qua, sono 4 anni! Non è 15 giorni, sono 4 anni e fra un anno andranno via, se durano, ma gli accordi tra di loro li porterà a farli durare. Perché a gennaio 2012 il prefetto firmerà la data delle elezioni, che sarà marzo, sarà aprile, quindi un altro anno è rimasto. Cioè, questi su 5 anni, i 4 anni se li sono giocati. Ora, riusciranno a fare in un anno quello che non hanno fatto in 4 anni? Non credo. Mimmo mi parlava del canile comunale. Vedete, diventa ridicolo perché questi forse pensano che qua siamo tutti fessi a Sava. Pubblicizzano il canile, fare affatto, proprio. Io ho parlato col tecnico che ha avuto l'incarico di fare il canile. Cudo e dito, vabbè, ha già fatto il progetto. E lo suolo dove stai? Cioè, scusate, sa, c'è una persona che vuole costruire la casa, se è fatto lo progetto, ma c'è un progetto lo tiene e lo suolo non lo tiene, c'è Trifane, sulla carta rimane, infatti il canile resterà sulla carta e non verrà fatto, intanto però hanno pagato il tecnico che giustamente ha fatto il suo lavoro. La zona industriale, lo scorso anno il nostro sindaco a pochissime decine di metri dal suo opificio si è fatto un bello rondò. Bello proprio, perché è chiaro, no? Le gami ci fa tutto il giro tra un mondo, e si infilano, è chiaro, è normale. Si è creato le comodità.
Le comodità però vengono date anche dai tecnici compiacenti, perché se un tecnico onesto, come quello dell'ufficio tecnico, il responsabile, ti dice, no, aspetta, non picca, compa, che prima che ti faccio lo rondo a te, sono a fare altre cose in tale zona industriale. È passato anche questo, e tutti zitti. Quindi tutti zitti, come se la macchina comunale, come se la macchina del nostro paese è loro, e fanno salire, ci incavolano loro. Continuate, ma fra un anno ci saranno le elezioni, fra un anno vi dovrete rimettere al giudizio dei Savesi, dovete dire che cacchio avete fatto in 4 anni, in 5 anni, che cosa avete fatto? Non avete fatto nulla, nulla per il bene del paese, per il bene vostro sì. Per il bene vostro sì, perché vedete, è assurdo che una via importantissima come via Roma, piena di buchi, come una grattacaso sta, ci non peggio. Quando piove i buchi non si vedono, le macchine vanno giù, si rompono, chiamano il comune, danni, 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 avvocati, risarcimenti. Cioè, ma scusate, sa, ma ci vuole tanto a far sistemare questa strada? Mo andremo incontro all'inverno, è normale, la pezza a colori sta subito, no? Mo sta a chioi, non si può fare, e poi lo gas. Ci riparate questa strada, andate a sistemare, ma anche per il rispetto dei residenti. Cioè, assolutamente, mo che hanno fatto? Hanno riempito i buchi di ghiaia a secco. Quando passano le macchine passano sui buchi di ghiaia, la ghiaia con l'urto della macchina, tac tac, e diventa proiettile, tac, e si misca contro le porte di cristiane. C'è pillami, ancora peggio, è ancora peggio. A aprile di questo anno, il 18 aprile, l'assessore Lo Martire, assessore ai lavori pubblici, in un'interrogazione che gli fece l'opposizione al Consiglio, lo ripeto in modo che ci ricordiamo bene per dire quanto vale la parola di questi signori qua che ci amministrano, entro 15 giorni faremo via Roma, era il 15 aprile, e io già 2 mesi fa dissi, non sappiamo però di quale mese o di quale anno, via Roma sta ancora lì, e quando piove è un problema per tutti, sia per chi passa e chi ci abita.